Cari amici, ben trovati in questa parte dell'anno, l'inizio del mese di novembre, con le due grandi feste del primo e del 2 di novembre. Siamo invitati a celebrare la realtà del cielo, diremmo, nella solennità di tutti i santi, nella commemorazione dei nostri fratelli defunti. La realtà del cielo che non ci vede in una contrapposizione tra coloro che sono appunto in cielo e coloro che non nel segno della contrapposizione di quelli che sono sulla terra, ma della dinamica unitiva dell'unico grande mondo, dell'unica grande realtà redenta che è la nostra vita. Per cui quando nei testi della scrittura si parla di cielo, non ci si sta riferendo ad un mondo parallelo e opposto a questo, un altro mondo, ma il mondo, come recitiamo nella preghiera del Padre nostro, che deve essere riportato sulla terra, è il mondo di Dio, è la vita di Dio, la sua signoria sulla storia, su tutto ciò che ci riguarda. Avvenga come in cielo, così in terra. La terra che nell'esperienza della comunione, della fraternità, dell'accoglienza, dell'amore davvero generativo, generoso, disinteressato, fa propria la dimensione celeste, vale a dire delle aspirazioni più proprie di ogni uomo, quelle che risiedono nel fondo dell'anima di ogni persona umana, come in questo tempo ci sta ricordando fortemente Papa Francesco. Non c'è nessuna persona capace di intelligenza, capace di comprendere la realtà che, ad esempio, aspiri alla guerra, aspiri al male, ma nel fondo dell'anima vi troveremo l'anelito profondo alla pace. Allora, quando queste dimensioni così puntuali del nostro spirito incominciano ad essere vissute sulla terra, allora noi ci accorgiamo di qual è il nostro vero destino e di come addirittura il cielo, la dimensione più alta, più sublime, ripeto, portata sulla terra e quindi rinnova la faccia della terra, rendendola simile, un'unica cosa con il cielo. Per i cristiani la santificazione universale, cioè l'unione di ogni essere con Dio e di ogni essere con gli altri suoi consimili, non è un'utopia, ma un desiderio che ogni volta, ogni giorno, oseremmo dire, deve trovare pianificazione, strutturazione concreta nelle nostre comunità, nei nostri paesi, nelle nostre città. Buone feste a tutti voi.